Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Dinamo Piovra, qui da Alessio, nell'ultimo episodio della campagna col Papa. Ragazzi, questo probabilmente è l'ultimo, perché stiamo semplicemente aspettando di fare sta guerra così, for fun, mentre finiamo i core, finiamo sto confine qua, così ci prendiamo mezzo di questo, che è questo? Mar Caspio, una zona dimenticata dal mondo. Qua c'è il Turkmenistan, che è una cosa proprio molto famosa come stato. Chi sono questi? Non si sono mai visti i qua, non si sono mai visti. Non erano veri. Ok, ho scioccato l'esercito di Gazimuk, che è sempre voluto entrare in coalizione, quindi per adesso, cioè, quindi si merita la morte. Eccolo qui, basta. Poi abbiamo una spedizione in Bengal, ci compriamo qualche botto del Capodanno. Eccolo, ecco, mo Kakua Bengal ci fa il trick che va Astrakhan, così non lo becchiamo, è troppo astuto Kakua, troppo astuto. Manco c'ha il morale maxato, eccolo qui. Però si è salvato, Cerchiamo di correre verso di là, non sentiamo nessuno, non sentiamo quello che si lamenta per le tasse, quell'evento è gente che si lamenta per le tasse. Cominciamo a riaccumulare punti amministrativi, visto che non stiamo facendo core in questo momento. Ammazziamo un altro tizio. A proposito, ma Ritual Dash è dalla coalizione? Cioè, dalla coalizione, dalla guerra? Certo, certo. Ciao, caro. Tiè, ecco, dammi una piatta e mezza. E se ne va via. Oh, manco questi sono morti. E com'è? Forse devo levare la corsa, perché mo ormai sono mezzi smezzati. Questi in sesa dove vanno? Ok. Ah, vanno là, l'ho scioccati. Allora, la vostra fuga non è che sia servita a molto. Ho ammazzato pure Shirvan. Vediamo qua. Ecco qui, l'esercito dei Gazimuk se n'è andato. Vai, era l'ora di smetterla. Era l'ora di farla, basta. Vai, vai qua. Vai qua, quelli stanno a scappare a... com'è? Che è qua? A Latia, vai. Addio. Basta, è finito, è finito. Asciacchiamo pure qualcuno, vediamo se riesco a scioccare questi qua prima che mi cominciano a pagare pezzigio. Questo va qui. Che cos'è? Questo magari serviva mille anni fa quando doveva stare a Magneta Arancia. No, vabbè, in realtà quando dovevamo fare cose in Germania, Justify the Demand te dava. Che ci aveva fatto quegli episodi a meno 999 punti diplomatici, ma vi ricordate quante cose illegali che abbiamo fatto a sta campagna? Ecco qui, full annex. E navi dove stanno? Stanno bloccate nel canale Suez come sti giorni la nave nella realtà. Una nave grossa come la Madonna si è messa per orizzontale nel canale di Suez, ragazzi, fa troppo ride. Non riescono manco a andare dritti con queste navi. mo per colpa di Bengal, quelli insaendono. Mi servirebbe di caccia a Bengal, ti è qua tutti i corfatti, ma che sogno, che sogno! Manco sono partite rivoluzioni, niente, niente, abbiamo bloccato tutto a sta partita. Abbiamo vinto l'assedio di Lachia, vediamo se sta rendono subito, questi sono musulmani, quindi possiamo fare i peggio sconti sull'acquisizione delle province, perché sono di religioni diverse dalla nostra, il bonus del Papa. Gli facciamo un casino, 35 per prendergli tutto, 124% di sovraestensione, e poi qualcuno rosica, rosica la Great Horde, ragazzi, attenzione! Intanto abbiamo messo un diplomatico in Congo, i nostri amici, ragazzi. Ecco qui, ormai è finitona, ragazzi. Un miliardo di episodi, sta campagna, ci siamo divertiti. Però intanto abbiamo imparato un sacco di cose sul gioco, e anch'io ho imparato un sacco di cose, perché alcune meccaniche le scopri sempre giocando a sto gioco. Più giochi, più scopri cose nuove, è una figata sto fatto. Cioè, sono talmente tanti dettagli che non finirai mai da scoprire cose a sto gioco. Qui non c'è il generale, sono arrivati con la nave, ecco, questi sono morti per forza. Uno di stabilità! Vediamo, se ce la fanno sono i number one, Kakua. 100 punti diplomatici. Non finiremo mai le idee di spionaggio, purtroppo.
Oh, sono sopravvissuti, non mi sono manco fatto la posta qua davanti. Ma io vado subito a sedia la capitale, ammazzo Gazimuk e finiamo qui. Tiè, quando meno te l'aspetti ammazzi Gazimuk così a caso. Allora vai, altri core. Spariamo col cannon. Vediamo subito se si rende, magari con una provincia sola già si rende. Ho detto basta, è troppo forte e pava. Oh, già 31-49, questo è capace che dopo sta assedio si rende. Gli ho bloccato proprio tutte le coste. Oh, gli è già cascato forte. E sta rendono pure. Ragazzi, la guerra più corta della storia. La guerra più corta della storia. Non mi ha emozionato per niente. Vai, addio Gazimuk. Pure un millante se famo da. Tiè, ecco qui, ecco qui. Il Kingdom of God, proprio gigantesco. Proprio muscolosissimo, sto Kingdom of God. Basta, ho già finito i punti di diplo. Quanto cazzo costa? Tutti 50, la faccia del dick. E vabbè, vabbè, ragazzi, basta. Ecco qui, ricominciamo. Fino alla fine ci riteniamo questo evento. Facciamo altri... Oh, il minimo 20! Oh! Bada, oh! E c'era roba ortodossa! Ma allora ho fatto bene a conquistarlo, ragazzi! Così ammazzo l'ultimo ortodossi del mondo! Dacci 50 potere diplomatico, poi dal canale dei Suels atterrate di nuovo qua! E ci siamo! Fatto bene a attaccarli! Siamo nascosti qua, ortodossi! E chi se ne è accorto? Ma la mappa religiosa com'è? Eh sì, eccoli qua, l'ultimo ortodossi si erano nascosti nel giallone. Qua? Qualcuno? Allora, gli ortodossi dovrebbero essere spariti, ragazzi. I copti non li abbiamo ammazzati, sinceramente. I sunniti, vabbè, i sunniti è quasi impossibile da ammazzare, eh. Cioè, ecco, non... purtroppo qua è rimasto qualche totemista. I feticisti dei piedi sicuramente sono rimasti. E chi qua, vedi, ci stanno i feticisti dei piedi. Qua è rimasto una provincia anglicana, purtroppo. Un inti, che cos'è questo? Un maia, un coso? No, no, non sono i maia quelli. Quelli sono... Allora, sta a steghi. Maia, l'altro chi so? Mo ce penso. E gli Inca, certo, gli Inca, erano gli Inca quelli. Allora, il Congo è quasi amico nostro, quindi mo gli mandiamo un regalone. Oppure gli mettiamo il Cardinal. Ecco qua, Cardinal. In positivo pure se siamo egemonia, Ma io ci salliamo pure. Ma sai che non si può fare perché sei egemoni. No, ecco come sa che si può fare. Oh, se potevamo alleare qualcuno. Ecco, questa cosa non si dovrebbe poter fare. Quando sei egemone teoricamente non ti dovresti poter alleare con nessuno. Poi certo, se continui a lisciare pulsante te conferma, non ce la farai mai. Oh, ragazzi, siamo trovati un alleato. Mo finalmente non ci possono più attaccare. Una sola relazione diplomatica e il Congo. Tutte le altre sono colonie o nemici. Vabbè, perché il Papa è pacifico fragico, calcola. Allora, vediamo qui. Dai, questa è l'ultima occasione per i belli di ribellarsi fortissimo. Proprio gliel'ho concessa. Papa te concede sempre l'ultima possibilità di far crollare il suo paese. Ma magari non la cogli. Mancano 4 anni, anzi 3 anni, perché nel 21 gennaio finisce. Vediamo, vediamo, facciamo altri core. Qua c'è il missionario. E l'altro mi sa che sono tutti con il missionaire, beh? Sì, quindi mo dobbiamo aspettare che finiscono i missionaire. Dai, così ci divertiamo anche a convertire le ultime province. Una minor inconvenience? Raga, ho eliminato tutta Europa, oh! Calcola, secondo me la parte più difficile di conquistare l'Europa è la Germania, ragazzi. Infatti ci abbiamo messo veramente tanto, ma perché a mio avviso non fai le magie. Io sinceramente le magie non ci ho manco mai provato a farle. Ho visto certi streamer che riescono a annullare l'impero romano con la prima... il sacro romano impero con la prima guerra. Che ne so, se fanno un fottio dei debiti, fanno tipo un PC assurdi già dal primo giorno del gioco. Tu cominci la partita annullando subito il sacro romano impero. E calcola che si creano delle dinamiche che non si sono mai viste in realtà. Cioè, su sta campagna noi siamo rimasti praticamente, diciamo, schiavi del Zero Romano Impero fino alla fine, perché
Se attacchi quello, ti risponde l'Austria. L'Austria è forte e fragica. E invece ci stanno questi streamer che riescono a fare con proprio le magie l'annullamento del Salario Europeo subito. E poi dal latte può conquistare la Germania molto facilmente. Certo, ugualmente te potrebbero attaccare, cioè, nel senso, alla fine la coalizione te la possono fare uguale se sgravi, però mi pare che tu c'hai il tipo il 100% in più di aggressive expansion se stai a prendere province imperiali. Se poi fai parte dell'impero, ancora più grossa la penalità, se non sbaglio, quindi è proprio un casino. Eliminarlo subito ti permette magari di prendere la Germania che ha la Boemia, mentre non sei imperatore. Cioè, roba a caso proprio. Vai, altri due core. Ma appena finiscono i core, convertiamo. Pensa che figata, se finisci i core, ma non hai convertito. Quindi alla fine questi rimangono così. Dai, l'ultimo mese cominciamo questo core. Una sfida contro il tempo per convertire le province e fare i core. Questi poi vanno pure più lenti i core perché sono, mi sa, della religione diversa. Vediamo se riesce a capire. Boh, non lo so. Non ho idea. Vabbè, basta ragazzi, è finita qui. Ci siamo. Mettiamo velocità 5. Che cos'è? 50 di blow power persi. Un evento marcio. I ribelli a Yerevan. Tiè. Da 16.000 escono. I mercanti sono stati assassinati. 4 di sviluppo a Vogtland e 2 oversi da un'altra parte. Si sono trasferiti nella città e si sono moltiplicati. Possiamo attaccare Castiglia. Mo' sicuramente si ricrea la coalizione, ma se sparisce. Sono spariti 2 elementi della coalizione più il Congo alleato nostro. Quindi forse mo' non si apre più la coalizione. Considerando che siamo in tregua con la Russia, perdiamo 17.000. Guadagniamo 80.000 manpower. La Castiglia è entrata in coalizione? Oh, quanti eventi sono successi? Velocità per 5 non ce ne capisce un cazzo. No, ragazzi, finiamo la partita senza aver convertito tutto. No, mio Dio. Dacce. Ma senti, ma posso fare così tattico l'obiettivo dei 100 mercantilismo che non ho mai fatto? Quanto c'ho di mercantilismo? 42. Ma tutta la partita che ho aumentato il mercantilismo con gli eventi sto solo a 42. Ma che è sta merda? Vai, ecco qui. Oh, sti missionari devono fare magie, cioè non hanno preciso. Ma uno lo devo lasciare qua per i meriti. Siamo tutto il 19, eccolo, eccolo. Ammazziamo gli ortodossi sicuramente, ce l'abbiamo fatta. La tregua con la Russia è finita, non me ne frega una sega. Ragazzi, eccolo qua. Vediamo se. No, non dovremmo finire questi musulmani, ma gli ortodossi li finiamo. Che cos'è? Che cos'è? Ah, qua se rubano dei territori delle nostre colonie, vabbè, damogli alla colonia giusta, dai, ma che me frega. Pensa se te dichiamo quello l'ultimo giorno, ma tanto ugualmente non si sa come va a finire, ragazzi. Vabbè, ma tanto siamo troppi, non potremmo perdere, calcolo, con 627.000 de soldi. Ecco qui, continuiamo a fare i core. Mo forse finiscono anche i ribelli. 14 potenza del missionario, che non è il massimo perché non abbiamo il missionario come tizio amministrativo. Potremmo avere molto di più. Paghiamo 20.000 per questo evento marcio, eccolo, 500 dei governi incapaci, mannaggia, mannaggia. Comunque abbiamo fatto tutto, possiamo fare queste, così vediamo l'ultimo giorno dell'anno come vanno le statistiche. Oh, manca un anno, manca un anno, è finito qua. Vediamo se ci dichiariamo guerra durante l'anno, ma tutta l'Europa, ragazzi, ma che vuoi fare? È finita la sovraestensione. Ci arriva uno che costa la metà, ma che me frega. Sono finiti gli ortodossi. Sono finiti gli ortodossoni. Quindi attenzione, abbiamo eliminato gli ortodossi dall'Europa e dal mondo. Che cos'è? Più 4 Sternberg. Ci siamo ragazzi. 50 di admin power perché abbiamo passato la sovraestensione. Oh. Facciamo l'ultima cosa. Facciamo l'ultima missione.
se attacchiamo questa provincia ci danno 50 admin power. Dovremmo attaccare Castiglia per fare la missione dei nobili. Famoce da la terra dai state. Tiè, basta. Abbiamo fatto l'ultima volta. Tice di sociali. Zero di sovraestensione, ragazzi. Solo tre province non convertite, ma stiamo alla metà. Mancano 2 mesi, chiudiamo tutte le schermate, ma tanto gli eventi marci continuano a uscire. 2 gennaio è finito, 3 gennaio abbiamo finito la campagna, ragazzi. Attenzione, non abbiamo finito le idee di spionaggio, purtroppo, le potentissime idee di spionaggio. Ora passiamo al replay. E con questo io vi saluto nella prima campagna conclusa sul canale di Piovra. Io mo vi faccio sia vedere il replay in questo video, proprio pubblico, un altro video che c'è sta solo il replay, e poi nei prossimi giorni, mo mi informo quando esce il DLC, il prossimo DLC. Se esce a breve, aspetto, altrimenti già ci organizziamo su quale sarà la prossima nazione che porto sul canale per il gioco. Poi intanto mi invento altre cose, altri contenuti, mi porto altri gameplay, altri giochi. Però intanto Europa mi piace portarlo, e so che piacerà anche a alcuni del canale, quindi continuerò a portarlo. E noi passiamo al replay. Ragazzi, benvenuti nel replay della campagna con il Papa. Eccoci qui. Questa è la situazione iniziale del gioco, guardate quante province ci sono, ce lo vediamo tutto, andiamo a velocità, vabbè, abbastanza veloce, dai. Qui abbiamo i nostri vecchi vassalli Perugia e Urbino, ci eravamo subito fregati in Napoli, erano successe tutte cose strane, avevamo litigato, Aragona, Castiglia, Ottomani ci hanno regalato Ravenna, questo non lo ricordo. Qui abbiamo integrato la gente, abbiamo cominciato a prenderci degli statini in Italia, guardate che roba, tutte cose tattiche. Qua mi ricordo che stavamo proprio impicciati con la sovraestensione della Provenza. Qua a Bosnia, ai Balcani, questo qua mi ricordo che ci avevano tolta e ripresa 10 volte. L'Austria ci aveva fatto un casino, che si era presa tutta sta zona qui. Francia e Inghilterra erano rimaste bloccate in guerra forever, ma noi intanto piano piano ci siamo presi tutta l'Italia. Come vedete qua eravamo già una potenza economica della Madonna, ma non riuscivamo ancora a gestire bene Napoli. L'Austria ci ha ritolto qualche territorio, infatti poteva andare meglio la campagna perché i nostri alleati ci hanno sempre tradito. E abbiamo perso dei territori. Di solito non succede se giochi bene, perché se c'hai degli alleati forti non ti attaccano mai in tutta la partita, ragazzi. Cioè, diciamo sinceramente. Qui abbiamo integrato Napoli e siamo quasi nel 1600, ragazzi. Nel 1600 avevamo tutta l'Italia. Qui ancora avevamo solo la nostra campagna, la nostra colonietta Novo Ciampino, che avevamo fregato, non mi ricordo a chi sinceramente, probabilmente l'avevamo fregata alla Spagna, boh, Spagna o Francia, avevamo già tradito la Francia, guardate qui che roba. L'Austria però qua è ancora predominante, come vedete, e infatti ancora stavamo belli impicciati. Questo era Bourbonnais, il nostro vassallo inutile, che ci ha aiutato per un pezzettino del gioco, il Commonwealth, guardate quanto era grosso il Commonwealth, raga. Intanto la Tunisia è sparita, i mamelucchi li abbiamo pistati, la Francia ha preso le botte, l'Inghilterra e la Scozia hanno preso le botte, però me lo so perso, me l'ho scordato. Qui avevamo preso la Scozia con la forza e la colonia della Scozia, anzi no, la Scozia era passata all'Inghilterra, in America, è vero, qua, vedi, mi ricordo una sega. Intanto in Europa non la guardo l'America, ma che me frega. Qui abbiamo liberato la French France, che era il nostro vassallo trasferito in America. Era stato veramente difficile quella parte là. L'Inghilterra sparita quasi tutta con una botta sola perché erano anglicani, noi avevamo il bonus delle altre religioni col Papa. Poi qua tra un po' dovrebbe partire qualche pistamento con gli ottomani, vediamo che succede. Abbiamo riattaccato la France Francia, abbiamo ammazzato l'Inghilterra, gli abbiamo reso tutte le colonie. Qui ragazzi si sogna, qui avevamo pistato proprio forte gli ottomani, ragazzi abbiamo liberato la Bulgaria, abbiamo preso la Terra Santa, qui però avevamo fatto le magie, mi ricordo che erano episodi emozionanti, fragili, abbiamo pistato l'Austria per la prima volta e qui stavamo cominciando a fare delle guerre veramente campali, ragazzi. Allora qua che succede? Abbiamo preso forse il Regno Crociato, abbiamo super pistato gli ottomani, qui abbiamo fatto un casino, qua abbiamo attaccato Cilli, abbiamo cominciato a prenderci tutti gli stati qui.
Ragazzi, rallentiamo, rallentiamo. Questo è l'ultimo secolo. L'ultimo secolo, qui quando c'erano tutte le coalizioni dei musulmani che non sono mai scattate, gli abbiamo fatto un casino. Gli ottomani ridotti a sola Anatolia, gli avevamo levato tutte le province navali tranne Cipro, in modo che la loro flotta non l'abbiamo mai menata. Attenzione, l'Austria sta sparendo sempre di più. Gli abbiamo preso l'Olanda. Mo, se non sbaglio, qua l'Austria c'era come personal union la Scandinavia, quindi quando attaccavamo l'Austria pistavamo anche la Scandinavia, ma ancora non avevamo tradito il Commonwealth lo abbiamo tradito verso la fine della vita dell'Austria, ragazzi. Andiamo a velocità media, intanto qui ci continuiamo a bere dei territori, qui abbiamo pistato i Mogul, abbiamo pistato la Russia, che abbiamo spezzettato in tutti quei posti e abbiamo riunificato la religione cattolica e l'ortodossia d'Oriente. Qui abbiamo bevuto un'altra volta l'Austria, se non sbaglio, mo il Commonwealth ci aveva spezzato l'alleanza e da qui lui aveva cominciato a sentire puzza, però noi abbiamo continuato ad attaccare la Scandinavia, gli stati tedeschi stanno sparendo uno dopo l'altro. La scritta marcia che si mette nei peggio modi possibili. Qua eravamo dei vassalli inutili, Gerre, Stettino e Wolgast, se non sbaglio, li avevamo presi tanto perché così riuscivamo a abbassare il numero di principi indipendenti nell'impero. Abbiamo corcato di botte il Portogallo, una botta sola dietro nostra è scappato il Brasile. Questo qua, l'errore proprio, se lo sapevo non l'avrei fatto, magari adesso c'eravamo pure le colonie del Portogallo, ragazzi. Mezza Scandinavia con una botta, mezzo Commonwealth con una botta. Mo' tra un po' dovrebbe sparire la French France annessa. Ammazza quanto è andata avanti la Francia fino al 1780 e rotti è campata la Francia. Mezza Castiglia sfondata, è sparita la Francia nel 1783. Cioè è campata praticamente come qualunque nazione normale del gioco. Mo', negli ultimi 30 anni qui avevamo fatto le super magic per far sparire il Commonwealth, quindi ragazzi, concentriamoci in questa zona perché tanto il resto è tutto semplice. 1793, boom! Così, una mossa completamente illegale, l'abbiamo diviso in tutti i pezzetti possibili. Un'altra volta la Scandinavia mo dovrebbe essere cancellata e mo Castiglia viene anche cancellata, attaccando gente che stava in Indonesia e attaccando Kongi in Africa, che non serviva a nulla, assolutamente a nulla, perché lì si allea di gente inutile e voi dovete stare attenti a cercare di sfruttare queste cose. Lì ha cercato, ecco, è sparita la Spagna. Lì ha cercato di proteggere gli stati inutili che magari voi conquistate senza motivo, no? Ecco qui abbiamo fregato l'ultima provincia europea della Russia, abbiamo fregato il Commonwealth. E ormai la scritta si è messa bene. Benissimo, benissimo. Non abbiamo più vassalli, non abbiamo nulla. Abbiamo ammazzato Gazimuk e ci siamo, ragazzi. E ci siamo. È finita la campagna del Papa. Attenzione, grandi emozioni su Dinamo Piora. Mi è piaciuto assai fare questa campagna con voi, mi è piaciuto assai vedere tutti i commenti, mi piace. Io vi ringrazio per avermi seguito per tutti questi episodi e non perdetevi le prossime puntate in cui faremo un video in cui vi presento qualche nazione che mi è venuta in mente. Ovviamente ne ho parlato 15.000 volte, ragazzi, cioè, da una parte vi proporrò la prossima campagna con Oirat, che sono la principale tribù mongola del gioco. I più potenti, ecco che secondo me è una nazione proprio rotta, non vuol dire che è facile, perché ovviamente la difficoltà della nazione dipende dall'obiettivo che ti poni, no? Con il Papa, in realtà, dopo un po' abbiamo cominciato a spingere forte perché ci eravamo messi come obiettivo di prendere tutta Europa, è stata tosta verso la fine. Però con Oirat proveremo a puntare più in alto, ragazzi. Poi vi proporrò sicuramente poi i Mogul e poi l'altro ci penso. Rimanete collegati nei prossimi episodi di Dinamo Piove, iscrivetevi al canale, mettete mi piace al video e noi ci vediamo alla prossima!